Eccoci qui di nuovo, grazie anzitutto a Pierpaolo e Antonio per aver tradotto la conferenza in tempo reale, non è mai semplice e comunque non era disponibile oltre l'inglese, quindi siamo contenti di avervela tradotta. Conferenza finita, andiamo un po' per passi, ovviamente impressioni a caldo e partirei ovviamente dal nome. Andiamo così, nome, Xbox One. Ci ha fregato Microsoft, tutte le varie cose, non ci aspettavamo assolutamente questo One. Che ne dite? Vi piace a caldo ovviamente? È strana come scelta, come mai? Cioè, One ovviamente sta a significare tutto insieme, probabilmente. Only One, perché sì. È stato il leitmotiv della presentazione. Come uno, nel senso, l'unica cosa che ti serve. Siamo tutt'uno con la tecnologia, con col soggiorno. Vi piace? Sì. Cioè, strano, mi è spiazzato, quindi... A me non piace, però io sono di parte. Nel senso che per me è un po' aggressive fare una console che sia Xbox One versus PlayStation 4. Più che altro perché noi in passato dicevamo PS1, dicevamo Xbox One per dire la prima. Allora talvolta uno diceva... Un po' mi preoccupa quello. Solo questo. Vabbè, sono cazzate. Sicuramente avranno fatto i loro conti. Una scelta nuova. Credo che si vogliano... Mi richiama... molto quello che ha fatto Apple con iPad, che gli ha levato il numero, nel senso vai a un numero che ti tira fuori dalla competizione numerica, perché il motivo qua per c'è cui, il numero il motivo, cioè, Apple ha tolto proprio il numero, appunto, si chiama iPad, sì, ma chiamarti One ti riporta all'inizio, cioè è come se non ci fosse niente, un nuovo inizio, è un nuovo inizio praticamente per loro, però non saprei, cioè vabbè, la scelta comunque, il motivo per cui si era chiamata Xbox 360 era meglio Next, insomma. Era meglio Next veramente, però Next era tanto banale, ragazzi, infatti era venuto fuori dappertutto. Infinity però la slighi dal temporale, perché comunque non sarà infinita, non saprei, io non voglio mica, non va bene, c'è una scelta legata a tutto al concetto che è dietro la console, tanto comunque visto, la chiamavi a qualcuno, non si confermano le indiscrezioni, tante indiscrezioni che si sono avute. Microsoft con Xbox One vuole accentrare il controllo del soggiorno, non soltanto una console da gioco, ma una console che permette di accedere a tutti i vostri contenuti multimediali, sia in streaming, sia propri che avete in proprio possesso. Allora, partiamo un attimino soltanto dalla form factor, abbiamo visto anche la forma della console, ci è sembrata abbastanza grande, e proprio per ritornare al concetto di Xbox One al centro del soggiorno, sembra tranquillamente poter essere la forma di un amplificatore, di un DVR, quindi molto squadrata, bella lunga, con tante caratteristiche, e Kinect integrato. Vi piace la forma? Sì, diciamo, io non sono stato mai un cultore estetico di una cosa, della forma. Cioè non è una cosa che uso in mano, allora dico, sai, l'iPad, l'iPhone, ce l'ho in mano, mi cambia. Una cosa sta appoggiata lì, per me se la fai rettangolare, triangolare, rotonda o lampeggiante, mi cambia poco. Preferisco più è piccolo e più comodo metterlo ovunque. Si incastona tanto bene nel soggiorno, è un po' grande effettivamente. È un po' grande, sembrerebbe così. Però non avevamo dei grandi riferimenti, perché per male non è che l'ha mai presa in mano, quindi magari sembra grande o meno. Ci ha sorpreso, cioè ce l'hanno mostrata direttamente, quindi sì, fisicamente. Poi è ovviamente passibile di qualche modifica estetica da qui al lancio, che ricordiamo essere tutto nel mondo entro fine anno, late this year, quindi in realtà magari anche ottobre, novembre anziché dicembre. Io credo ormai nel weekend del Thanksgiving, del giorno di ringraziamento, che mi sembra, quando hanno fatto con Wii U, mi sembra un momento veramente cardine per la spesa economica americana. Sì, sulle dimensioni, se il nuovo Kinect, del quale resto molto 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 curioso su come abbiano implementato le altre due telecamere, dove più che altro, perché dalla scocca sembra apparirne solo una, a meno che non sia tutto in vetro opaco, perché trovi così difficile che sia monolente? Per il riconoscimento 3D in teoria te ne servono due, perché deve simulare, per calcolare la profondità dello spazio, è basato solo sulla risoluzione, perché magari, esatto, magari lavora, però ricordiamo che un'altra delle cose che aveva Kinect è che aveva anche la telecamera in infrarossi per funzionare di notte, tanto che spesso funziona meglio di notte che in una stanza male illuminata, per cui questo non sa, però ovviamente tutte queste sono cose super, guarda, se posso leggere, perché ho letto qualche commento a caldo, la cosa che mi è molto stupito è che tutta la parte tecnologica sia stata veramente solo accennata, cioè 8 giga di RAM, ma non si sa, cioè hanno confermato 8 giga perché erano, come dire, le indiscrezioni, le chiacchiericcio maggiore per confrontarlo con PS4, quindi mi hanno detto anche questa c'ha 8 giga di RAM, non sarà differente. Però uno dei rumor che dicevano, non hanno detto qual è la tecnologia della RAM. Esatto, uno dei rumor che dicevano è che per controbattere agli 8 GB di DDR5, che è la versione più veloce delle RAM attualmente disponibile sul mercato di largo consumo, perché immagino che ci sia un po' di tutto in giro, però appunto era che ne avrebbero introdotte 12
DDR3, che a livello di marketing gli sarebbe servito perché era un numero più alto, però non hanno detto niente alla fine, hanno detto solo sono gli 8 GB. Punto. Mi pare che sia stata confermata, ma dovremmo vedere in fermo la tecnologia X86, però non ci ho fatto caso, troppo veloce. Sarei sorpreso se non fosse così, sì, onestamente. Però poi il resto... Abbiamo poche caratteristiche tecniche. Nel senso, allora, innanzitutto ringraziare i nostri utenti che hanno sfondato tranquillamente il numero di 3.000 persone in contemporanea, stesso momento, a vedere la diretta. Ovviamente Matteo raccoglierà un po' il mood della chat. Stanno già arrivando anche diverse domande su Twitter. Se ovviamente posso aggiungere soltanto una cosa di commento rapido, cioè quello che avevamo detto alla fine si è concretizzato. Mi preoccupa tanto una console che dimostra di essere fortissima, interessantissima sul mercato americano, complice questo discorso della TV, che io trovo eccellente, geniale, cioè non la criticherei mai, ma la trovo veramente, ci pone noi come qualcosa che chissà se vedremo. Più che altro in Italia non abbiamo tutti questi servizi online, abbiamo chissà il satellite, se li vedremo. Abbiamo il cavo di antenna, lì come lo attacchi alla 360? No, tutto in digital, tutto in cloud, non è ben chiaro questo discorso qui. Di sicuro noi prima di vedere una cosa del genere in Italia io credo che dovremmo galoppare parecchio, e secondo me lì vai a perdere tantissimo della sostanza di una console che punta tanto su quell'aspetto. Poi ovvio, i giochi ben vengano, ben rimangano, tutto. Allora, tenendo conto che è una conferenza puramente americana, ovviamente Microsoft il primo cruccio di Microsoft è il mercato americano. Purtroppo il giapponese zero, ma in generale, e quello europeo arriva dopo. Di conseguenza bisognerà vedere come si posiziona. Detto questo, che poi ci arriveremo perché è ancora presto in realtà a parlare nel dettaglio, facciamo un po' di supposizioni, ci mancherebbe. Una conferenza che è durata poco, un'ora, chiaramente indirizzata a un pubblico mainstream, perché si è visto poco dei giochi, pochi annunci e comunque poca sostanza al di là di Call of Duty. Quanti giochi? 4 alla fine, parte, cioè il però, diciamo, sportivo. Esatto, sportivo, però si è visto pochissimo di FIFA, un mezzo filmato. 4 giochi sportivi. Di Outbreak, quello di Remedy, si è visto... Quantum Break. Quantum Break e Forza Motorsport. Forza, due titoli. Poi, a parte, in realtà si è visto poco, niente di giocato dal vivo, perché chiaramente una conferenza indirizzata al mainstream. Fra due settimane c'è l'E3 di Los Angeles, e lì vedremo sicuramente più carne al fuoco da questo punto di vista. Detto questo, impressione, in realtà vorrei da voi, partirei ovviamente da Antonio, un'impressione a caldo, nel senso che impressione ti ha lasciato, anche dal punto di vista puramente comunicativo e di marketing, che ovviamente non possono farti vedere tutto in un'ora, non possono farti vedere quello che sarà la console. Il discorso è questo qua, che in realtà prosegue tutte le impressioni che avevamo avuto noi, che non sarebbe stata una conferenza incentrata sul gaming. Il primo gioco si è visto dopo mezz'ora di conferenza. Ho guardato l'orologio del computer di Pierpaolo per vedere quando avremmo visto il primo gioco, ed è stata alla mezza, cioè dopo mezz'ora di conferenza è stato fatto. La cosa che proprio mi ha fatto capire, che ha confermato le impressioni che avevamo avuto noi, è questo, che appunto si è parlato di tecnologia ma a un livello che tutti potessero capire, si è parlato di infrastrutture ma a un livello che tutti potessero capire, si è parlato di cloud gaming ma a un livello che chiunque potesse intuire, cioè tutte quelle persone che leggono su Repubblica, fra virgolette, di tecnologia, hanno capito quello che c'era da capire qui dentro. Una domanda che leggevo volando in chat è che un ragazzo ha chiesto al volo se allora hanno confermato Kinect in bundle con ogni cosa. Questo è stato confermato. Cioè, quindi è integrato proprio fisicamente. È integrato dentro l'esperienza. Cioè Kinect sarà in tutte le console. A questo punto diventa anche interessante il prezzo, perché stiamo parlando del fatto che quello che una volta veniva venduto a 90 euro a parte, o anche di più al lancio, 129, 149, adesso sarà dentro la console, e quindi bisognerà capire. Vai. No, finisci te, stai scherzando, dico, ovviamente, quindi vabbè, però ok, detto questo, ha confermato i rumors e tutto. Cosa ne pensi te? Nel senso, ovviamente ripetendo sempre che è ancora presto per dare su giudizi definitivi o altro, come ti sembra la situazione per adesso? Mi sembra che non si è saputo nulla, cioè noi siamo su multiplayer.it, dal punto di vista dei giocatori all'atto pratico per il momento non c'è stata nessuna novità, cioè nuovi giochi. La cosa che può rincuorarci è che stanno investendo, a quanto dicono loro, sulle esclusive. 15 titoli esclusivi nel primo anno, credo che siano più degli ultimi 3 anni di Xbox 360, ma dovrei rifare i conti, cioè che non sono pochi, perché appunto siamo partiti dicendo nel nostro pre-chiacchiere che le esclusive, le killer application erano morte e loro nel primo anno ne propongono 15. Tenendo conto che c'è l'apertura del mercato, che potrebbero essere in queste esclusive anche titoli
indie o titoli. Ah, certo, può essere anche Minecraft nuovo. Esatto, sì, quello che non credo siano 15 AAA. Non è che altrimenti ci alziamo e siamo tutti contenti. Sì, sì, ci mancherebbe. No, no, ci si spera, sì, ma non è detto ovviamente questa cosa qui. Potrebbe essere che viene fuori che fut in esclusiva su per FIFA, su Xbox, sia una delle 15 esclusive. Ci per si può essere anche quella cosa, certo, lì, perché viene considerato come un gioco a parte, con tutto che quella per il mercato europeo è una bella esclusiva, perché c'è gente che gioca solo a foot. Sì, sì, assolutamente, infatti quella e segna una strada precisa dopo i video nostri. Esatto, e segna una strada precisa di Electronic Arts, che come era quella che è stata l'indiscrezione, cioè un lavoro molto molto forte, insomma, un'unione molto forte fra Electronic Arts e Xbox. Io voglio fare solo una domanda, se mi metti Antonio, perché non dalla regia, ma da un nostro grandissimo collaboratore, mi ha appena mandato un messaggio dicendomi che nell'ultima ora, cioè nel corso della diretta, le azioni di Sony sono aumentate dell'8,20%. Sembra una cretinata, però è un dato di fatto. Cioè, comunque è una cosa importante il mercato finanziario che risponde nel corso della conferenza Microsoft acquistando azioni Sony, quindi facendo decollare il prezzo delle azioni Sony. Guarda, qui l'unico modo... cioè, qui... Che significa, no, perché te? È quello che ho detto prima, cioè nel senso che qui si è parlato un po' di tutto, ma si è andato troppo poco alla sostanza delle cose, perché sicuramente c'è un bel progetto che riguarda device, tablet, cellulari, eccetera eccetera, però quello che ha fatto Sony, che quando ha parlato di queste integrazioni ti ha fatto vedere l'atto pratico di che cosa si trattasse. Qui ti hanno detto: guarda, con questo fai tutto quello, però che non ti facciamo vedere, però non ti facciamo vedere. Sì, infatti è stata differente l'impostazione della conferenza. Una era quell'altra, era 2 ore e mezza. Quant'è la durata? Sì. Oh, più del doppio, quasi 3 ore. Però credo sia una questione di durata, nel senso di scelta. È una scelta. Se decidi di farla di un'ora, comunque c'è un'ora, là ce ne avevi tre. Sì, però magari hai fatto di un'ora anche perché non c'hai la possibilità di mostrare di fare più di un'ora. Solo quello. Magari da chi... boh, sì, sono scelte. Vi segnalerete, in realtà avremo le tre. Tutte, a questo punto diventa tutte insieme. Centralissima. Assolutamente importantissimo, le tre, per capire in maniera fattiva cosa sarà. Comunque c'è interessante. Grazie a Vincenzo per questo, che ovviamente è la lettera. È interessante vedere comunque appunto due punti di vista anche differenti sul mercato di che non fa molto, non fa male, anziché perché io però lo dissi che ci credevo in due visioni veramente opposte. Esatto, cioè nel senso potrebbe essere anche una giustificazione per averle entrambe, chissà. O comunque scegliere una strada netta rispetto all'altra. Cioè, spendiamo questi 1.000 euro. No, vabbè, non subito, come sempre. Matteo, però in realtà vorrei un attimino coinvolgerti per Vai. Capire. In realtà Twitter... è Cliffy B che ha dato questa notizia delle azioni Sony. Sì, su Twitter. Cliffy B ha twittato le azioni Sony. Sia in chat, se hai letto un po' il mood, sia ovviamente via Twitter. La foto proprio del Nasdaq. Vai. Allora, ovviamente in chat gli animi si sono un po' divisi. Chi è rimasto affascinato da tutte le potenzialità di Xbox e chi, come Pierpaolo, un po' più scettico, perché sembra una console fatta apposta per il mercato americano, mentre per il resto del mondo, insomma, le potenzialità sembrano essere un po' castrate. E questa sua anima molto da salotto piuttosto che da gioco, insomma, è quello che preoccupa un po' più tutti i giocatori, fermo restando questo discorso delle 15 esclusive che, insomma, come ha detto Antonio, rincuorano un po' tutti. Però l'accoglienza è un po' tiepida, insomma, perché vedere il primo gioco dopo mezz'ora e puntare e far vedere per 10 minuti esatti che è bello poter mettere la partita e la ruota della fortuna, ha un po' fatto scendere la catena ai giocatori, ecco, insomma. Allora, però, insomma, è da attendere le tre per vedere, esatto, realmente dal punto di vista del gaming cosa potrà fare e cosa vedremo. Prima di tutto io risottolineo e ridico, perché poi non voglio che mi massacrano l'anima, io non sono scettico in fronte della console e continuo a ripetere che per me è la strada giustissima per vendere all'infinito, quella di andare a colpire il mercato televisivo americano, e l'ho detto ancora prima della conferenza. Io sono estremamente poco convinto dell'appeal che possa avere una console nel momento in cui arriva in un mercato dove tutta quella parte lì non esiste. Se le funzionalità non ci sono. No, c'è una cosa però da dire, ragazzi, cioè noi ora forse perché ci colpisce meno, esatto, per tante cose, ma qui c'è Steven Spielberg che è arrivato e ha detto: il mio prossimo progetto televisivo cinematografico lo faccio in esclusiva per Xbox. Cioè, non è una stronzata, no, cioè, però appunto questa cosa però è l'altra roba, cioè, come se annuncio la nuova serie TV, ed è per questo che non siamo lì, evidentemente, perché stagione. Ma infatti, esatto, è per questo giustamente che non siamo lì, che non siamo lì, perché questa cosa qui avrà un altro impatto, esatto, perché scriveranno domani su New York Times: Steven Spielberg sta lavorando a una serie televisiva e per vederla vi dovete comprare un Xbox. Sì, esatto, dopo Band of Brothers questo Steven è sicuro Spielberg che esce su Xbox, così avete hanno capito? Detto. sembrerebbe sicuro, no, sicuro non è niente, non è una cazzata. No, ma infatti ho detto, io non sono assolutamente, io sono scettico nel momento in cui ovviamente ti confronti, c'è il rischio di confrontarti con PlayStation 4, una console per giocatori, d'altra parte è una console che
per me potenzialmente può vendere 10 volte PlayStation 4, però nel momento in cui arrivi in Italia e tutta quella parte lì io non la vedo, è un po' preoccupante, ecco, no, quello continua a dire. Spielberg lo vedrà, il discorso che cos'è? Ma come, magari 10 giorni, un mese dopo, magari no, perché, per esempio, non l'ho organizzato in tempo reale? Quello potrebbe essere. Tanto per esempio non è uscito doppiato in italiano, quando è uscito, ma l'hanno fatto soltanto. Però tenete sempre conto che state le ultime serie TV di Spielberg non sono andate benissimo. Benissimo, sì, tra l'altro. Cosa aveva fatto lui l'ultimo? Aveva fatto, te lo dico non subito. Non era la Terra. Ma no, più che altro, aveva fatto ricordiamoci che era da produttore, ovviamente. Ricordiamoci che stiamo parlando di una console, io non compro la console per vedere Spielberg in esclusiva. No, ma infatti questo è un altro. No, ma manco anche l'americano, secondo me. L'americano alla grande. L'americano te lo compra per il rugby. L'americano oramai te la compra comunque l'Xbox, stando ai dati. Con numeri molto più bassi però di chi compra il cellulare Android. Ricordiamoci sempre gli ordini di grandezza. Perché certo. 360 è stata venduta in 70 milioni di case, arriva l'S4. Ma perché telefonare telefonano tutti, giocare non giocano tutti. Magari le serie TV, sai, magari segna una strada nel momento in cui ti inizi a fare quello. Comunque abbiamo visto J.J. Abrams parlare, magari ti spara che la nuova serie di J.J. Abrams pure in esclusiva solo su Xbox One. Cioè comunque lì è una precisa indicazione, una precisa direzione che si va a settare, che è quella del servizio del device di intrattenimento. La domanda che uno può farsi è questa: ma i soldi che sono serviti per mettere in piedi questa esclusiva a cosa sono stati levati? E questo lo scopriremo, per dire, perché non si può sapere. Matteo, Valerio Visconti ci chiede: secondo voi meglio sapere specifiche della console senza vederla o vederla ma avere notizie accennate da casual? Io preferivo le specifiche personalmente. Da giocatore non è una non domanda. Il discorso però è che loro stanno facendo un'altra strada. Dovranno venire fuori all'E3, perché comunque non è che alla conferenza dell'E3 dove si parlerà di giochi, di possibilità tecniche, potrai non dire che RAM ci hai messo dentro, perché esatto. Comunque oramai Sony le carte in tavola le ha messe. Non puoi dire rispondere mai, perché ti immagini la quantità di interviste, ma che RAM avete dentro? Non posso rispondere, non lo puoi fare. No, per dire che poi è una bischerata, se vogliamo, solo quello, ma sono tante le cose. Il tipo di processore, il clock del processore. Cioè, qui hanno detto 5 miliardi di transistor, 8 sì, vabbè, come se non detto niente. È nulla, cioè, per cui, però non era la sede. Sembra anche confermato che Xbox Live sarà identico a se stesso, quindi si suppone stesso prezzo, stessa forma di abbonamento. Col fatto che non ho detto niente, sembrerebbe smentita l'ipotesi di un abbonamento per prendere la console. Oppure ancora presto, mai detto, no, abbiamo ancora tre conferenze. Ma di sicuro il live rimarrà un momento, cioè una cosa cruciale dell'ecosistema, quindi di sicuro si andrà soltanto no, a diciamo crescere. Che è chiaramente stata una conferenza, per quanto mi riguarda, rivolta al mainstream. Sì, cioè, sì. Molto mainstream. Io quando sono andato da quella di Sony, tanti mainstream si sono lamentati di non aver visto la console, perché poi non potevano scriverci il pezzo, non c'erano le foto. Pare una cazzata, ma per noi fino a un certo punto. Però invece per il giornale, il generalista, ha bisogno della foto della console per mettere e giustificare l'articolo. Quindi questo chiaramente non è stata una conferenza per giocatori. Assolutamente no. Anche per giocatori. Sì, però poca roba. Se lo guardo dal punto di vista dei giocatori, dico, mi è rimasto poco in bocca. No, diciamo aspetto le 3D. Esatto, ti fa venire a collina e dici, ammazza, magari Quantum Break lo vedo in movimento. Sempre, perché dall'altro lato c'è il Wii U che è già uscito, al di là delle problematiche, Sony che è stata più diretta sul gioco, solo per questo, quindi hai dei confronti da giocatore. Guarda, c'è una forte differenza. Nella conferenza Sony hanno giocato Killzone da vivo. No, ma poi hanno detto, questa è una console pensata per i core gamer, esatto. PlayStation 4. Questa... E ovviamente, come dice bene Pierpaolo, io sono d'accordissimo con lui, dipende da cosa vuoi tu. Ovviamente, sulla carta, se entrambe le console hanno successo, Xbox One vende molto di più, perché va verso il mercato degli smartphone, che è molto più ampio dei videogiocatori. Poi da giocatore dici, sti cazzi, esatto. cosa preferisco, a me che mi serve. L'hardcore oppure da giocatore dico, sti cazzi. No, è giusto, perché io dico, scelgo tra le due cose. Siamo bene, cioè bene contestualizzare quello che stiamo dicendo. Certo, ci è ovvio, cioè da un punto di vista... Jacopo, più easy strada. Con le tue case, sta inquadrando no, solo due. Esatto, appunto, bisogna vedere che cosa vogliono fare. Qui per adesso hanno pensato al pubblico mainstream, dando una serie di rassicurazioni ai giocatori. Che ci sono i giochi, ci mancherebbe. Che ci sono i giochi, che ci sono le esclusive, ci sono i brand forti e via. Che hanno rifatto poi, perché una delle grandi forze del live è il sistema di matchmaking, che prendeva tutte le informazioni del profilo utente, è stato fra i primi ad essere così dettagliato, la famosa scena del gioco, teneva conto di tutti i giochi della Gamer Tag. Perché finisce, sì. E adesso ti dicono, guarda, siamo allo step successivo, ci sono 300.000 server dedicati entro l'anno e terremo conto addirittura dei siti internet che vai a vedere. Più che altro bisogna capire una cosa nel contesto.
il fatto di non aver accennato nel dettaglio a tutte queste cose è una scelta di marketing o non essere ancora pronti a mostrarle? Tutto questo secondo me è il gioco. Alle tre, che sarà due settimane abbondanti, tre settimane, lo scopriremo. Se lì ci sarà tutto, esatto, siamo tranquilli. Perché alle se ancora non mostrano nulla, ci preoccupiamo. Perché alle tre, se non sei pronto, silo, insomma. Esatto. Io sono Sony insegna che, esatto, che sei pronto anche in maniera sbagliata. Prima di sentire le domande di Matteo, sono una cosa, mi sembra arrivato un messaggio perché è partita la polemica in chat. Mi hanno detto che sono convinti di aver sentito che io ho detto mandate la registrazione del dibattito, come se poi abbiamo iniziato a lavorare sugli articoli. Questa è ancora in diretta, sono esattamente le 20:24, siamo ancora perfettamente in diretta, non è che questa mostra, è una registrazione. Mostra come vedete, no? Il giornale del giorno. Esatto. Devi dire la data però, perché 20:24 del 21 maggio. Sono convinti che adesso questa cosa l'abbiamo già registrata tutto. Prima e adesso stiamo scrivendo gli articoli di corso. Io ero non in realtà a Redmond, sono tornato in tempo per fare la diretta. Allora dai, diamo un po' spazio a Matteo. Vai di domanda, vai. No, la cosa interessante è che diversi utenti ci hanno segnalato, io sto cercando su Twitter di Electronic Arts, sulla pagina Facebook di Foot, che Foot, non, Foot 14 non sembra esclusiva Xbox. Forse avrà delle feature in esclusiva. Forse ha detto feature in esclusiva, che poi effettivamente perdersi tutta l'utenza Sony. FIFA Ultimate Team ne abbiamo parlato, non FIFA 14. FIFA 14 Ultimate Team in esclusiva. Sì, però effettivamente. FIFA 14 esclusiva 360. No, forse ci ha tenuto Electronic Arts a precisare su Twitter. Non ti sente nessuno, ricordati. Forse ci ha tenuto a precisare, adesso andremo a controllare Electronic Arts, visto che c'era il rischio proprio di fraintendimenti, che FIFA 14 non sarà esclusiva, visto che c'erano tutti i giornali, il Corriere dei Piccoli e cose del genere. Esatto, che cioè, non sarà FIFA 14 vabbè, esclusiva di ma eventualmente il futbolista. Ovviamente per il è dettaglio leggete le notizie, esatto, su multiplayer.it, esatto. Noi abbiamo visto insieme magari a voi. Aspettate la quarta puntata del football. Esatto, che riveleremo questa fase di esclusiva. Matteo, metti un po' di domande? Allora, un po' di domande. Sparate una ipotesi di prezzo e poi magari vediamo quello che abbiamo azzeccato nella nostra prima ora di diretta. Quante previsioni sono state giuste e quante si sono rivelate sbagliate. Una conferenza tra parentesi molto sobria. Il Luminum non si è visto. Senza cazzare. Niente gente famosa, tranne ovviamente Spielberg che manca ci lavora. E tranquilla, meglio, onestamente. Invece che gente che canta e urla. E niente il Luminum, niente è Bieber pure, il Luminum, niente. Effettivamente. Niente, è stata su... Tranquilla, non lo so. È stata, molto tranquilla. Sì, ti ripeto, è più il dispiacere perché io sono curioso, proprio io. Vuoi sapere di più? Di sapere di più, sapere effettivamente come saranno tutte queste nuove integrazioni. Lui ha detto in realtà, bisogna andare a ripensarci, per esempio quella roba dei video eccetera, sembra che si possa fare con qualsiasi contenuto, che si potranno generare, espandere nel sì. cloud, video di qualsiasi cosa farete, però anche lì non ci hanno fatto vedere interfacce di condivisione, nulla di nulla, quei pulsanti sul pad. Ma poi suppongo che per esempio non potrai registrare il video, un film che stai guardando per condividerlo, cioè come fai con le licenze, forse solo sui giochi, perché quello che si vedeva sembrava un gioco. Forse veramente in risposta a quel discorso dello share di PlayStation 4, con i giochi potrai condividere come quello dire, che stai facendo. Sembra un videoregistratore, è un videoregistratore, esatto. Ma infatti l'ha detto, un il pad abbiamo visto che avrà la croce digitale migliorata, tanti miglioramenti, la piccola rifinitura, 40 miglioramenti, il grip sugli stick, avrà la pensa migliore, che avrà il wifi direct anche per scambiarsi direttamente con la console, suppongo che non c'è dei dati. E poi ha detto la console saprà se ce l'avrete in mano o no il pad. Ah, non solo. Attenzione, anche, non ti toccare, non ti grattare. Anche loro dicono: ha visto il discorso della batteria migliorato, quindi si suppone magari abbiano fatto finalmente che è ricaricabile come il pad di Sony. Ah, cioè al litio? Perché è già ricaricabile. Perché comunque per la. No, non è già ricaricabile, c'ha le batterie. No, c'è anche la versione con la batteria. Sì, ma te lo devi comprare a parte, dico, magari saranno tutti i pad già solamente ricaricabili. Comunque sarà un'evoluzione del pad, precedente, avete visto anche la forma simile, molto un po' similare, più, leggermente più bombata, più sì, un po' più è alto. È più alto, c'era una parte dietro tipo plancia, tipo scafo di una nave. Secondo me per ricaricarlo. Che lo puoi cambiare come quello. Poi la croce digitale che è stata una delle critiche del pad, è l'unica utilissima che croce digitale. C'è chi la usa evidentemente, visto che tutti si lamentano. Precisiamo la storia di Spielberg. Prodotto da Steven Spielberg. Beh, non si sa se è scritto, regia, no, o non, produzione. Perché, non lo sappiamo, lui non l'ha detto. È partito il dibattito. Lui non l'ha prodotto. Detto, potrebbe essere regia, scritto, prodotto. Magari fa l'attore. Magari recitato, non si sa. Sicuramente c'è Spielberg in mezzo. Anch'io suppongo una produzione, non sì. che ha fatto la regia o che le ha scritte. Sarà un crossover fra Heidi e Halo e lui fa il nonno. O magari fra War Horse e Halo. Magari, speriamo di no. Potrebbe è essere. Il nemico finale di Rise. Vai, ma in realtà poi Matteo ci può dare qualche spunto dalla chat, anche se arriva qualche notizia più specifica, perché man mano stiamo uscendo. Ricordiamo che abbiamo allora, pubblicato conferma sul Foot, arriverà
su entrambe le console. Con alcune probabili. Allora, vedete, abbiamo capito comunque, male noi. Può darsi. Feature esclusive. Ci interrogavamo del fatto che se vai a tagliare tutta l'utenza Sony, i guadagni scendono per quanto può essere esclusiva. Il foot è proprio basato sul. Sì, chissà. Transazioni. Avremmo capito male noi, magari parlano tutti di feature esclusive. Perché noi ha detto contenuti esclusivi. C'è esclusive scritto feature. Per cui noi abbiamo interpretato come foot un'esclusiva, una feature esclusiva di FIFA. In realtà, l'ha confermato dal tweet di Electronic Arts. Però resta un dato di fatto. Non siamo gli unici ad aver capito male. Perché altrimenti. Che Electronic Arts abbia un tweet per noi, che magari ci sta ascoltando, magari. Però direi che non siamo gli unici ad aver capito male, evidentemente. Poteva essere frainteso, evidentemente. Facciamo queste fantomatiche ipotesi di prezzo. A me che vedo poco, io continuo a essere convinto del 4,99, continuo a esserlo, perché dubito che una console possa uscire al lancio a 3,99. Ovviamente mi parliamo piacerebbe... del prezzo senza agevolazioni, base, abbonamenti o altre. Poi, ripeto, non è il prezzo che io spero, è il prezzo che credo venga venduta. Ok, per Paolo 4,99, Antonio? Ma con dentro Kinect in tutte le console mi pare difficile meno di 4,99. Kinect è comunque separato, non un... E quello per forza dovrà continuare a seguirti nella stanza. Sì, no, perché molti stanno chiedendo, ma Kinect è separato, è incluso direttamente nella console. No, Kinect è staccato a tutti gli effetti. Quello per forza devi poterlo mettere lontano dalla console. È ovvio, certo. Non so, mi domando se sarà wireless o col cavo Kinect, per esempio. Che non è la discherata. Credo col cavo. No, credo col cavo, perché altrimenti aggiungi la troppo larga. Aggiungi della latenza inutile. L'alimentatore comunque, altrimenti... Sì. Cioè, credo che sia più intelligente col cavo alimentarlo dalla console piuttosto che con l'alimentazione. Anche per evitare latenze ulteriori, che poi basta la rete wifi un po' schifosa. Te prezzo, Anto, non hai detto? Prezzo dipende. Molto attacco al mercato, potrebbe essere anche 3,99, secondo me. Perché se poi la console, per tutto il resto, oltre a Kinect, è tranquilla, nel senso in evoluzione, se veramente... Poi dipenderà anche molto agli 8 giga di RAM. Se li vanno un po' a risparmiare, magari sono a 3,99. C'è il Blu-ray, però devono pagare al consorzio le royalty, eh? Quello incide sul prezzo. Voi vediamo, 3,99 e 4,99. Voglio essere più positivo di voi. Però ci può stare 4,99, visto che c'è Kinect integrato, anche con una risoluzione, un'evoluzione tecnologica maggiore. Ci dicono, mi sa che siamo offline, tra l'altro, perché sì, perché intanto ci chiamano. Esattamente, quindi probabilmente deve essere io sono impallato al telefono per sapere i tecnici. Daniele. E dicevamo, infatti stanno... sì, probabilmente siamo scesi giù con la cosa. A questo punto io direi che possiamo andare in chiusura, se Antonio dà ragione, visto tanto questa andrà in registrazione. Sì, sì, assolutamente. Allora ricordiamo Call of Duty Ghosts, se lo trovate in questi minuti ovviamente online. Naturalmente a partire da domani, già adesso trovate tutte le notizie uscite appunto per quello che riguarda la nuova Xbox One. Da domani si suppone che scriveremo un articolo? Possiamo sperare, probabilmente un articolo di commento che riprenderà, riunirà tutti quanti i contenuti. Lo troverete da domani, dopodomani, insomma nei prossimi giorni, un articolo di commento, insomma di valutazione su quelle saranno le specifiche tecniche. Sempre da parte dei nostri utenti, la conferenza, riusciremo a metterla? Solo la conferenza, non... Faremo il possibile per mettere tutto questa notte, possiamo dire questo. Esatto, allora, innanzitutto i ringraziamenti. Ovviamente da qui alle 3 avremo tante altre informazioni sulla console, usciranno, ci chiariremo tutti quanti. Alle 3 di Los Angeles avremo proprio la summa di tutto quanto con le varie conferenze di Sony e Microsoft, davvero saranno incentrate al 100% sui videogiochi. Vorrei ringraziare ovviamente i nostri utenti per averci seguito, davvero abbiamo fatto tutti i record, siamo andati giù alla fine sti cavoli, esatto. Forse. Grazie ovviamente a voi per averci seguito, grazie a tutti quelli che ci hanno supportato, a Jacopo in regia, per Paolo, Antonio, Matteo e Pianesani che è venuto a rompere le balle. Il nostro ospite. Noi ci ribecchiamo in super diretta con qualche novità forse giovedì, continuate a seguirci, ovviamente su multiplayer.it troverete a breve, cosa? Forse anche lo streaming on demand della conferenza. Grazie a tutti, ci vediamo sulle pagine di multiplayer.it. Ciao! Ciao.